itinerante in Basilicata, oggi è arrivato alla città di Picerno, cominciando da Matera, siamo arrivati oggi a Picerno. Siamo molto onorati di essere ospite di questa città perché siamo ancora onorati con la presenza del sindaco, dottor Giovanni Lettieri, che subito vorrei dare la parola per il saluto a lui. Grazie innanzitutto al professor Curcio per aver voluto portare questa giornata di studi qui a Picerno e dopo aver ospitato e avuto una bellissima esperienza nel 2015, credo, di ospitare la Santa Scuola, la Torre Romana a Picerno, oggi ci rivediamo con alcuni di voi in questa occasione. Io vi do il benvenuto a nome di tutta la comunità picernese, io sono l'assessore al turismo di Picerno, per testimoniare la disponibilità, l'apertura al confronto. Quale è anche un po' anacronistico il discutere insieme tra razze, religioni e pensieri diversi per confrontarsi e per contribuire a un modello di sviluppo nuovo. Noi invece ci crediamo con forza, per insomma, dare il nostro contributo a un manifesto culturale dal quale poter far partire un nuovo modo di intendere la società. E questo può partire solo da un confronto. Quindi io sono orgoglioso di ospitare con questa giornata di studio e ringrazio tutti voi qui presenti per la partecipazione. Grazie. Grazie mille, Lettieri, signor sindaco. Volevo passare la parola al dottor Pigliolo, che è assessore al turismo. Buongiorno a tutti, non era previsto il mio intervento, comunque voglio anch'io insieme al sindaco, al padre del sindaco, dare il benvenuto a tutti voi in una piccola comunità come quella picernese, che però fa dell'accoglienza il suo, diciamo, la sua cifra culturale. Parlavamo adesso con il dottor Seppler di cos'è la cultura. Per noi la cultura in questo contesto è la cultura dell'accoglienza, la cultura della discussione, la cultura del mettere a disposizione e recepire tutto quello che anche persone che non abitano in questo nostro contesto possano offrirci e tutto quello che le stesse persone possono prendere e apprendere da noi. Noi sogniamo una civiltà, una comunità globale che sia sempre di più legata dalla voglia di stare insieme e non dalla voglia di dividerci. Le nostre attività, professore, nel corso degli anni, nel corso di questi 5 anni di amministrazione si sono esattamente individuate esattamente nella cultura dell'ospitalità e dell'accoglienza e della condivisione. La nostra maggiore espressione, diciamo, dal punto di vista degli eventi è il 1799, raccontiamoci la storia, è il momento in cui la nostra comunità si è fatta conoscere dai libri di storia, ma anche il momento in cui la nostra comunità comunica con gli altri e noi abbiamo messo da questo punto di vista al centro l'uguaglianza fra i popoli, l'accoglienza e il dialogo che ci deve essere sempre fra popoli diversi e anche fra generazioni diverse, perché anche questa è accoglienza, conoscere la storia per proiettarla nel futuro. Vi ringrazio e vi auguro una buona permanenza qua a Picerno. Professor Renato Serpa, nato Paola del 64, docente di storia e filosofia e scienze umane, liceo statale, membro cofondatore del Centro Studi e Ricerche di Pedagogia Sociale Jacques Maritain a Potenza. Dedica le sue ricerche soprattutto a questioni di teologia filosofica, metafisica e antropologia, sulle quali ha pubblicato numerosi studi. Collabora con importanti riviste filosofiche nazionali e internazionali,
ringraziamo ancora molto per la sua presenza, e così anche finiamo questo corso con una riflessione profonda sul pensiero di Jacqueline. Prego, professore. Grazie per l'accoglienza. Ringrazio in primis il segretario del Centro Internazionale Jacques Maritain, il professor Curcio Gennaro. Ringrazio il signor sindaco con l'assessore per l'accoglienza. E ringrazio voi per la vostra presenza. Bene, io ho messo su qualche riflessione sul Mediterraneo alla luce delle quotidiane letture mariteniane. Dicevo a Gennaro, non farò la solita relazione Maritain, la pace, l'arte, tutte quelle cose lì, no? Invece ho voluto un po' scavare più a fondo, come diceva proprio Maritain, scava, scava e troverai l'oro. Non diceva ripetetemi, ma scavate, no? E ho voluto proporre in ambito teorico, la seconda parte di questa riflessione, una tesi modesta, si può anche non condividerla, per l'amor di Dio. Dunque, la prima parte più fenomenologica di questa riflessione è un Mediterraneo storico, geografico. Possiamo partire così, servendoci di una data convenzionale, dal terzo e secondo secolo avanti Cristo, potremmo partire ancora prima, per raccontare la storia bellica consumata sul Mediterraneo. Allora, quando vennero combattute fra Roma e Cartagine una serie di tre guerre, le tre guerre puniche, e da lì fino ad oggi, fino ai violenti respingimenti dei giorni nostri. Non entriamo in merito, perché se Maritain ci unisce per dividerci, entrare in merito potremmo dividerci completamente. Non entriamo in polemiche politiche, non ci interessa. Non interesserebbe neanche a Jacques Maritain. Il pensiero della guerra appartiene a un orizzonte di senso frantumato. Il pensiero della guerra è un pensiero che non è pensiero, è un pensiero di frantumazione, è un non essere piuttosto che essere. La conflittualità che genera la guerra istituisce una particolare correlazione tra ragione e violenza. La violenza nega la ragione, come la ragione nega la violenza. Questa logica interna di negazione della ragione è una logica, direbbe l'amico fenomenologo Emilio Baccarini, una logica egonomica, cioè la dittatura dell'ego, dell'io. Questa dittatura dell'io, questa egonomia ha strutturato oggi un nuovo umanesimo preoccupante, devastante, di conflittualità. L'umanesimo dell'io, che potete vedere anche in ambito politico, si sta sostituendo all'umanesimo dell'altro, ma ritenderebbe l'umanesimo della persona, basato su un fondamento teocentrico. Che belle queste espressioni di Maritain, andrebbero rispolverate da parte di tutti, dai politici in modo particolare.
Allora diciamo che questa economia, questa dittatura dell'io, io, non si fa altro che sentire per televisione quando intervistano i politici, no? Io faccio, io farò, io solleverò, io così, io colà, insomma. La categoria dell'altro sembra essere scomparsa dal linguaggio di tutti i giorni. Questa economia non ha fatto altro che sviluppare una cultura egocentrata, centrata sull'io, la dittatura dell'io, che ha dato vita a una logica del possesso, che è all'origine di ogni conflittualità. Così dall'io si genera il mio Dio, i miei soldi, la mia carriera, la mia cultura, la mia donna, i miei figli, come se tutto appartenesse all'io. Questa è la genesi di ogni forma di conflittualità, di guerra. Il mio Dio che si oppone al tuo Dio. L'opera dell'autoaffermazione egologica è la forma economica più evidente, che è per definizione la negazione dell'altro, la negazione della persona, direbbe Maritain, come un ente sussistente nell'ordine dello spirito. Non c'è stata definizione più bella, più profonda di questa di Jacques Maritain. Boezio, San Tommaso avevano anche definito la persona, ma Maritain ne dà una definizione più agile, più simpatica, oserei dire. Ora, occorre con urgenza, a mio avviso, sostituire a questa logica distruttiva, economica, un'altra logica, la logica della gratuità, del dono, della pace, dell'accoglienza, come diceva l'assessore giustamente. Ma come si può sconfiggere un tale tipo di umanesimo dell'io? Quando parla il presidente dell'America, parla sempre in prima persona, mannaggia, ma non solo lui. Come si può sconfiggere un tale tipo di umanesimo dell'io che sta sconquassando l'equilibrio socio-economico, non meno che politico, etico, antropologico, ecologico? Non so se qualcuno di voi fa il docente nelle scuole. Quando parla non è più il preside, l'ha detto il dirigente. Io dico. Occorre sostituire questa logica economica con un'altra logica. Come uscire da questo umanesimo esasperato dell'io, che violentemente si impone, non si propone, si impone? Come liberarsi da questa autoaffermazione escludente a favore di quella includente, in cui c'è posto solo per le categorie del riconoscimento e della prossimità? Bello questo termine, e anche di Maritain, prossimità. Categorie fondamentali per la solidarietà. Domani. Provo a dare una risposta a questa prima parte fenomenologica, descrittiva. Provo a dare una risposta di tipo metafisico, una proposta pensata, ripensata, rivista fino a stamattina alle 7:30 prima della telefonata di Gennaro. Io ci provo, se va, se no, come non detto. Certo, rimanendo nella logica economica, dovremmo dire che anche la filosofia è responsabile di questa logica distruttiva. Pensate un po', tanto per citarne uno, Hobbes, il
il quale dice che la condizione dell'uomo è una condizione di guerra, di ognuno contro l'altro, no? Homo homini lupus. Bisogna usare tutti i mezzi per conseguire la pace, bisogna stare sul popolo facendogli sentire il fiato sul collo, la paura della guerra. La pace non è paura della guerra, non è valido quell'adagio si dis pacem para bellum, è antimaritaniano, se mi consentite. Il passaggio dalla condizione di guerra a quella di pace segna il passaggio dallo stato di natura a quello di civiltà, ma è una civiltà in cui pax est querenda, la pace va cercata. Se pace non va cercata, se pace è pace, stop, non si discute. È come l'essere, direbbe Parmenide, se l'essere è, c'è bisogno di cercarlo, è. Riprenderò questo aspetto nell'ambito della proposta. Lo Stato, dice Hobbes, il grande Leviatano, che col potere, con la forza, col terrore, disciplina la volontà di tutti, imponendo la pace. Ma che cos'è questa pace imposta? Io non voglio una pace imposta, io voglio una pace scelta. Lo stato di pace è dunque un equilibrio che equilibrio del terrore. Da un momento all'altro può scoppiare la guerra. Si tratta di una guerra appunto che tiene buone le volontà del popolo, dei cittadini. È un modello questo non certamente assiologico, non è un valore, è un modello tecnico, strumentalistico. La pace è funzionale all'ordine nello Stato e non affatto un valore assoluto. Più o meno, ve lo risparmio per non annoiarvi, più o meno la stessa cosa dirà poi Hegel. Se vuoi la pace devi dialetticamente passare dalla guerra. Il superamento della guerra è la pace. Un altro modello che non condivido, non ci sto, caro Hegel. Io penso che il modello che potremmo forse razionalmente accettare è quello metafisico, di una metafisica parmenidea. Se voi andate ad Elea, no? La città di Parmenide, lì vicino Pestum, quando sono stato la prima volta, essendo un tifoso di Parmenide, mi sono chiesto, ma chissà quante volte Parmenide si è messo davanti al mare Mar Tirreno, no? Davanti al Mediterraneo, e ha detto, è infatti l'essere, e il nulla non è. Gar einei esti, veden huc esti, per dirlo in greco. In questo senso il Mediterraneo rappresenterebbe una metafora, la metafora dell'essere, un'immagine. E l'essere che potrebbe essere attentato dal non essere, dal nulla. Vedete, comincio la mia proposta, è come la pace che potrebbe essere attentata dalla guerra. La pace è un'espressione che richiama una sua contraddizione, la guerra. Così come la guerra richiama la sua contraddizione, la pace. L'una esclude assolutamente l'altra. Le ragioni della pace sono le ragioni della ragione. La pace è razionale. La pace, avanzo questo termine, è un trascendentale dell'essere. Se io voglio dire l'essere, va bene, con Tommaso d'Aquino, dico il bene, dico il bello, dico il vero, dico l'uno. Pulcrum, bonum, verum et unum. Posso anche dire pax. È un trascendentale dell'essere.
a mio avviso. Per cui le ragioni della pace sono le ragioni della ragione, sono le ragioni del Logos. Se la pace avesse altre ragioni che non fossero quelli della ragione, non sarebbe più la pace, sarebbe la guerra. È come se l'essere avesse altre ragioni che non fossero più quelle dell'essere, sarebbero il non essere e non sarebbe più l'essere. E questa è la massima della contraddizione, sulla quale il contemporaneo filosofo Severino Emanuele tanto si dibatte. Maritenne aveva già risolto il problema. La ragione in cerca di ragioni che non siano quelli della pace sarebbe una ragione insufficiente. Non ci sono ragioni politiche che giustifichino la pace. Non ci sono ragioni ideologiche alla Hobbes, alla Hitler, che giustifichino la pace. L'unica ragione che giustifica la pace è la ragione, è il Logos, che dice la pace è l'altro modo per dire il bene, l'armonia, il pulcrum, il verum, l'unum, per dire l'essere. Ecco la metafora di Parmenide di fronte al Mediterraneo. La pace è una realtà che ha la ragione del suo essere, non ha altre ragioni. Perché se accettassimo altre ragioni, beh, accetteremmo le ragioni di Salvini, accetteremmo le ragioni di Trump, tutti a rispetto, per l'amor di Dio, le ragioni di Renzi, le ragioni di Berlusconi, le ragioni politiche. Ma la pace non ha altre ragioni che la ragione stessa. È metafisicamente fondata. Mio avviso. Ora, è perché è l'armonia, è il pulcrum, è il bono, è un trascendentale. Allora è una realtà che ha la ragione del suo essere, che non cerca in altro, ma ce l'ha in sé. Cercare la ragione della pace significherebbe una realtà che c'è e poi scompare. Una realtà che non è. Come fai a cercare le ragioni dell'essere se l'essere è? Allora è una realtà che ha la ragione del suo essere, non ci si può mettere alla ricerca della pace, perché sarebbe un attentato alla pace, un attentato alla ragione. È una realtà senza ragione, senza ma, senza perché, senza se, e senza definizioni altre che non siano quelle della trascendentalità dell'essere. Se ce ne fossero altre, ci sarebbe lo stato di guerra. Tutto ciò viene a dire che la pace è una realtà che contraddice appunto la sua contraddizione, la guerra, e si tratta di togliere, di fare il toglimento della guerra. Il toglimento della guerra è la pace. È un valore che richiama, ma solo per toglierlo, un disvalore. L'accadere della guerra, del male, è la distruzione della realtà del bene, della pace, e viceversa. In presenza della guerra, la pace si impone come l'unica istanza valida, minacciata continuamente dalla guerra. Quindi è un termine ideale di quel processo che sopravanza per realizzarsi, è un processo continuo. Il pensiero umano avverte un certo disagio di fronte alle posizioni della pace minacciate dalla guerra. Questo pensiero non è mio, è di Norberto Bobbio, no? Il quale dice, cito, esiste una grande filosofia della guerra, quella di Hobbes, quella di Hegel, in quanto fenomeno positivo, che fanno passare la guerra come fenomeno positivo. No, la guerra abbiamo detto che è una contraddizione dell'essere, del bene, del pulcro, dell'armonia.
E questa non esiste una grande filosofia della pace, purtroppo. Per costruire una grande filosofia della pace, secondo me, dobbiamo partire dal fondamento metafisico, dai trascendentali, dall'essere, da Parmenide, da Tommaso d'Aquino, da Maritain. La positività della guerra è la positività di uno Stato che di positivo non ha nulla, è uno Stato in contraddizione. In un tale contesto la guerra appare come una positività normale, che fa passare la forza come un fatto normale. La ragione della forza, in uno Stato di guerra, la ragione della forza ha diritto di cittadinanza sulla forza della ragione. La ragione della forza sulla forza della ragione, sulla razionalità, sull'impostazione metafisica. È un guaio. Ora, viene normale assistere all'imperversare della forza come potenza che dispone delle cose e degli uomini indiscriminatamente, maledettamente. La guerra, la conflittualità dispone delle cose. Pensate a un po' mettere su una guerra, le armi, le fabbriche, il ferro, l'acciaio, la polvere, tutte quelle cose che occorrono. La positività della forza della guerra viene valutata in base all'azione bellica che produce, in base ai mutamenti di condizioni, e origina e instaura tra gli uomini il terrore, il male, il disequilibrio, la disarmonia, il caos. Ci si è un po' abituati al fatto che la forza si va via via sostituendo alla ragione della pace, che è la libera razionalità. L'uomo che non è in pace non è razionale, è in contraddizione, e la contraddizione nega il logos, il pensiero. Ecco perché la pace è metafisicamente fondata. La pace è un valore che appartiene all'uomo come persona. Chi è il guerrafondaio, chi fa il tifo per la guerra, non è una persona. Non è una persona perché non esercita il logos, la ragione. È come gli animali, ma forse gli animali sono più in pace di noi. È un'aberrazione la guerra. Nega la persona, nega la ragione, nega il logos, nega l'essere. Ora, con questo si vuol dire che la pace è un valore assoluto, universale, non negoziabile, è la negazione di una negatività minacciosa e pericolosa. Anche sul piano giuridico mi sia consentito dire che la pace stabilisce, sulla base della cessazione delle ostilità, il principio del reciproco riconoscimento delle rispettive libertà e dei rispettivi diritti. La pace come riconoscimento di un diritto non è una pace autentica. Il diritto non teorizza una pace autentica. La filosofia, la metafisica, la teologia teorizzano la pace autentica, quella metafisica. La pace che si instaura nell'ambito del diritto è un patto giuridico formale, un atto positivo, ma non assoluto. L'assolutezza la dà la metafisica. Tuttavia, questa positività della pace non è una positività piena, è solo conforme al diritto, ma il diritto non ha in sé il principio della giustizia. Il rinvio a una giustizia diversa è data dall'insufficienza del diritto e stabilisce una pace che
come dice la Gaudium et Spes, per chi vuole, al numero 78, la pace è opera della giustizia. E la dimensione filosofica, teologica, metafisica, che ci propone una pace piena, autentica. E il valore assoluto è la guerra e il disvalore assoluto. La pace è un valore, allora, alla luce di quanto detto, in sé e per sé. È un assoluto, non negoziabile. È metafisicamente considerata come costitutivo dell'essere, è unità, è verità, è armonia. Insomma, la pace in ambito metafisico si pone, anzi si impone, quale destinazione di ogni cosa la sua verità, ordine, armonia. E vorrei concludere con le parole di Maritain, che mi ha ispirato questa modestissima proposta. La concezione metafisica della pace, per dirla con Maritain, il contadino della Garonne, del paesano della Garonne, è il vero fuoco nuovo, il vero fuoco nuovo che potrà rinnovare le intelligenze delle persone. Le persone che non sono in pace, con le persone che fomentano la guerra, signori, non sono persone. Non sono persone, non sono enti sussistenti nell'ordine dello spirito, perché negano la ragione. La ragione è metafisicamente armonia. E per rinnovare le intelligenze di oggi e di domani c'è bisogno di fondare metafisicamente la pace. Maritain prosegue: questo ideale di pace che rende libere le persone è un residuo comune, una specie di legge non scritta, comune, che appartiene a tutti, ai musulmani, ai cristiani, agli atei, ai credenti, all'uomo di strada, al contadino, al professore, a tutti. È una legge non scritta, perché è il diritto, come ho detto, teorizzato. E questo fondamento, allora, metafisico, ci assicurerà una vera pace, un nuovo fuoco. Al di sotto di un tale accordo, al di sotto di una tale legge non scritta, non esiste nient'altro, aggiunge Maritain, che il conflitto imperdonabile, la guerra mortale alla quale saremmo tutti destinati, è ciò che minaccia oggi il mondo. Chissà che la metafisica maritainiana, e non solo, non ci possa salvare. Grazie. Facciamo una chiacchierata un po' tutti, eh? Voi fate le domande al sindaco, al professor Gennaro, al nostro ministro, al mariteniano. Facciamo una mariteniana conversazione. Bene, grazie tantissimo. Io farei una brevissima riflessione sulle prospettive future del Garabinieri Culturale prima delle conclusioni del segretario generale professor Curcio. Veramente una brevissima riflessione che vorrei un po' lasciare qualche spunto anche per il dibattito, così come già suggerito, e io direi meglio di avere proprio un confronto con voi, che possiamo proprio insieme aprire un dibattito anche per il futuro di questo nostro cammino insieme. Allora, molto brevemente, parlando del dialogo interculturale, anche posso aggiungere liberamente dialogo interreligioso, due aggettivi che, parlando questi nostri temi, in questo corso anche abbiamo proprio avuto un incontro, come ricordate, con rappresentanti di tre religioni. Abbiamo fatto una riflessione insieme: cosa sarebbe il
il ruolo e le sacre scritture per promuovere la pace attraverso l'arte e la scrittura. Allora, io vorrei solamente fare una riflessione per capire oggi cosa intendiamo del dialogo interculturale, sia gli sviluppi contemporanei, ma anche possiamo riflettere insieme cosa possiamo fare per il futuro. Il dialogo interculturale è un tema anche molto a livello istituzionale, molto accennato, come sapete, sia dall'UNESCO sia dall'Unione Europea e dalla Commissione Europea. C'è proprio anche una carta bianca, un documento bianco per capire cosa sarebbe il dialogo interculturale. Non sarebbe per il nostro continente Europa, ma parlando di un dialogo, non parla un dialogo fra i componenti dell'Europa, ma anche questo rapporto strettissimo dell'Europa con l'altra sponda del Mediterraneo. Quindi, pensandoci all'identità europea, pensandoci alla radice europea, che abbiamo già accennato, la radice cristiana dell'Europa, come sappiamo bene, il cristianesimo avviene dal Medio Oriente, quindi da tutta questa cultura europea, anche molto legata alla cultura mediterranea del Mare Nostro. Ricordiamoci anche, sempre in questa ottica, tre religioni abramitiche, subito vorrei sottolineare, il patriarca Abramo e tutta questa, anche la cultura viene dal Mediterraneo. Quindi, parlando di un dialogo interculturale, interreligioso fra due sponde del Mediterraneo, ricordiamo sempre una attenzione per la ricerca sempre di più per capire il rapporto non solo fra queste tre culture, tre religioni, ma anche tutte queste culture che intorno al Mare Nostro. Perché è importante ricordare l'Abramo? Perché qui stiamo riflettendo sul pensiero di Maritain, dobbiamo capire anche tutti questi, io direi, rapporti intellettuali fra Maritain e anche i suoi contemporanei. Se volete approfondire questo tema, che il libro del nostro amico Piero Viotto, di grande amicizia, i Maritain e i suoi contemporanei, in cui ci sono diversi nomi, vorrei sottolineare, per esempio importante Louis Gardet, anche Louis Massignon, perché Louis Massignon è stato proprio il profeta per insegnarci, ecco, l'importanza del Abramo come il patriarca comune, non solamente per le tre religioni, ma anche oggi parlando della la civiltà nostra, non solamente occidentale, ma la civiltà umana che condividiamo, molto legata all'eredità di Abramo. Quindi, Massignon perché è importante? Che è una cosa che l'abbiamo già parlato prima, c'è anche una corrispondenza fra Massignon e Maritain, va studiata, non sappiamo dove sta adesso questa corrispondenza, perché è importante per capire un po' come anche queste idee di maritaniane sono proprio sviluppate in questa epoca attraverso questa corrispondenza. Vediamo che l'impegno di Louis Massignon e anche Louis Gardet, che è un grande islamologo francese, quindi per capire l'idea del dialogo interculturale, interreligioso. E ieri ci sono stati diversi riferimenti a Maritain come qualcuno che proprio faceva la profezia per il Concilio Vaticano II per diversi temi, che è nominato il documento Gaudium et Spes. Ma in cui io vorrei aggiungere anche Nostra Aetate, perché Nostra Aetate, che è proprio la dichiarazione conciliare, è, io direi, un frutto di un lunghissimo percorso, un lunghissimo cammino intellettuale in cui anche coinvolto Maritain attraverso con la sua amicizia Paolo VI, perché Paolo VI che sicuramente iniziato l'idea di del Nostra Aetate con San Giovanni XXIII, Cardinal Bea, ma è stato Paolo VI che ha firmato questo documento, che ha proprio aperto la Chiesa Cattolica verso altre religioni, soprattutto l'ebraismo, l'islam, il buddismo. Quindi non è solamente una dichiarazione che ci apre questa dimensione del dialogo interculturale, ma proprio ci lascia un vademecum come possiamo riflettere sul dialogo interculturale, cercando di capire anche il linguaggio che usa la dichiarazione, perché vediamo tutti questi, questo retroterra intellettuale
iniziate con Louis Massignon, con Jacques Maritain e con tanti altri come il, ricordiamoci ancora non solo il Cardinal Bea, ma il, tanti domenicani gesuiti che sono coinvolti come studiosi dell'Islam e dell'ebraismo per sviluppare questa idea del dialogo interculturale. Qui siamo, allora abbiamo iniziato con una riflessione importante, cosa sarebbe il nostro dialogo fra due sponde, perché l'attenzione era l'impegno di scrittori artisti della pace e soprattutto dalle due sponde del Mediterraneo. Quindi dobbiamo capire che potenziale, che capacità ci abbiamo in questo campo. Quindi l'esempio del maestro Bennato è molto interessante, purtroppo non siamo riusciti a portare questo studente, ma il discorso è molto importante ricordare, quindi come possiamo diventare i costruttori dei ponti attraverso la scrittura, attraverso l'arte, attraverso la musica. Quindi proprio lì c'è questa grande capacità di proprio inventare diversi modi di dialogare, diversi modi di essere disponibili a proprio, anche io vorrei usare questo termine, un'arte del dialogo, non solamente l'arte come le che abbiamo già fatto elencato, ma un'arte a dialogare, come possiamo essere le cittadine attivi, come le persone umane, non le definisco di nuovo quelle che abbiamo riflettuto da 10 giorni, ma come possiamo essere disponibili come artisti, come artigiani della pace, del dialogo in questo momento. Io direi in questo caso anche l'esempio di Maritain è molto importante, perché dal 23 in poi è proprio la sua casa diventata un salotto in cui accoglieva diversi artisti, filosofi, teologi, poeti, in cui proprio lui ci ha lasciato proprio questo modello di coinvolgere intellettuali, artisti per creare questa unità attraverso la diversità. Quindi cosa sarebbe l'unità? Era l'unità dell'umanesimo, unità sul piano dei diritti umani, un'unità su cui possiamo basare, possiamo fondare la nostra idea di democrazia, quindi coinvolgimento delle diversità culturali, religiose e diversi approcci culturali, artistici, proprio per creare questo nostro umanesimo integrale. Quindi io direi possiamo anzi riflettere insieme come possiamo trasformare il nostro mare, il Mediterraneo, a un salotto mariteniano in cui possiamo proprio mettere, ricordate questa bellissima foto, abbiamo visto questa bellissima immagine, abbiamo visto come una tavola, no? Il Mediterraneo, intorno erano seduti diversi componenti culturali, religiosi del mare nostro. Quindi io direi che questo sarebbe il nostro impegno di proprio lavorare su questo tema. Io non vorrei allungarmi troppo, solamente vorrei dare 2 o 3 ancora spunti per il dibattito. Sarebbe come possiamo riflettere, certamente un po' parlando su questi temi, c'è qualcuno già, ieri ha detto buonismo, no? Quel critico di chi è buono e buonista, e come possiamo concretamente proporre i progetti del dialogo interculturale proprio per offrire le soluzioni ai casi problematici, conflitto, come dicevo il nostro amico Vito, che è anche un tema molto delicato, che è proprio combattere contro la radicalizzazione. Quindi cosa sarebbe la risposta positiva del dialogo interno? Come possiamo trasformare le situazioni conflittuali alle situazioni di pace, riconciliazione, amicizia e fraternità? Io vorrei concludere con le parole del nostro fondatore, professor Roberto Papini, da un articolo di Avvenire 18 marzo 2010. Io direi proprio ci dà un spunto molto importante per discutere questi nostri temi del dialogo interculturale ispirandosi al Maritain, perché proprio il titolo di questo articolo, Maritain, il filosofo del mare nostro. L'idea di persona e di democrazia si sono sviluppate nell'ambito del Mediterraneo in un intreccio tra religioni. Là Dio è entrato in contatto con l'umanità, culture, è sempre stato un crocevia tra Oriente e Occidente e politica in situazioni di conflitto, ma anche di reciproca collaborazione.
In un momento difficile come quello attuale, direi dopo 8 anni anche troppo attuale, in un momento difficile come quello attuale, le analisi sottili di Maritain, già presenti in religione e cultura, su ebraismo, cristianesimo, islam, ci aiutano a comprendere tutte le valenze del male nostro, che ha offerto al mondo il pensiero di autocomprendersi attraverso l'incontro con l'altro ed essere trame di collaborazione messe spesso alla prova, ma che hanno resistito e si sono rinnovate nei secoli. Anche se accade che la violenza reciproca ci faccia velo, non possiamo dimenticare che esiste un umanesimo mediterraneo personalista. Maritain, filosofo della persona, come molti autori ebrei, cristiani e musulmani, ne era cosciente. Grazie. Bene, grazie al professor Serpa per averci dato realmente una riflessione straordinaria sul pensiero di Maritain, ma soprattutto sul concetto di pace, che poi non è tanto concetto ma è una realtà, una concretezza. E a Genaf ringrazio per questo momento di riflessione, ma anche per tutto il lavoro fatto in questi giorni. È stato tutor, no, del corso, quindi è stato presente insieme agli studenti, accanto a loro, e devo dire in una maniera straordinaria, quindi veramente ti ringrazio. Chiaramente il sindaco, l'assessore e soprattutto voi, che comunque ci avete dato l'occasione di vivere questo momento, voi che ci siete, gli altri che comunque alcuni sono andati via, e quelli che aspettando ancora il visto davanti, no, alle ambasciate, forse chissà un giorno li faranno viaggiare verso l'Italia. Questione gravissima, secondo me, che va fatta presente alla Farnesina e anche ai ministeri, perché non è possibile oggi non poter mettere insieme esperienze di questo tipo e soprattutto relazioni di questa portata anche culturale a quelle persone che sicuramente potevano insegnare e apprendere qualcosa di straordinario attraverso questo corso. Non siamo riusciti ad avere i visti di 13 studenti del Nord Africa, ballottati, no, tra Rabat e Casablanca, nell'ultimo incontro stavano lì davanti all'ambasciata ad aspettare i visti. Io credo che questo sia anche conseguenza di un modo di vivere e di fare politica che forse in qualche modo dobbiamo impegnarci a svoltare. Ecco, io volevo dire da dove nasce questo corso. L'impegno per la pace degli scrittori e degli artisti del Mediterraneo nasce in una tavernetta a Roma con il grande Roberto Papini, presidente del nostro istituto, che ci ha lasciato. Io farei veramente un applauso a lui. Un ricordo straordinario di una persona che ha donato tutta la sua vita, per 40 anni è stato segretario generale dell'Istituto Internazionale, ha dato veramente la vita. Qui c'è Gabriele, che chiaramente come figlio certamente può ricevere il plauso, ecco, da tutti quanti noi per quello che lui ha fatto nella sua vita e soprattutto per portare il pensiero di Maritain in tutto il mondo. Oggi se abbiamo Maritain in America Latina, Argentina, Brasile, Cile,
se abbiamo il Maritain negli Stati Uniti, se abbiamo il Maritain in Europa, perché intorno a questo professore tanti altri professori che hanno conosciuto Maritain hanno portato avanti questo lavoro straordinario. E quindi proprio in questa tavernetta si discuteva su che cosa potevamo portare avanti come tema, dopo aver avuto l'inaugurazione l'anno precedente della cattedra Maritain a Matera dal presidente Sergio Mattarella. E quindi nasceva questa, c'era anche Gerardo, praticamente da questo nasceva l'amore verso gli artisti da parte di Maritain. Già lo accennava, Maritain viveva questo, non era solo un metafisico, perché molti vogliono identificare il pensiero di Maritain come un pensiero solamente metafisico, no? Oltre diciamo l'empiria, l'esperienza, il vissuto. In realtà proprio negli ultimi anni lui accennava, uno dei testimoni ancora viventi, il professor Antonio Pavan, che nell'ultimo scorcio della sua vita si era reso conto che sì, la metafisica, la logica, la gnoseologia, tutte cose straordinarie, ma forse bisognava puntare alla fine della sua vita su una filosofia pratica, sul sociale, sull'etica, no? Sulla politica. Cioè, non per caso è stato il padre, lo possiamo dire, di una dichiarazione universale dei diritti dell'uomo nel 1948. 1947 Maritain si incontrerà a Città del Messico proprio per costruire e fondare la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Un momento particolare per l'Europa, il dopoguerra, dove c'era uno stallo, dove non si riusciva a capire, a comprendere come poter costruire una dichiarazione così importante per il mondo intero. E furono proprio le sue parole, quelle di Maritain, che sbloccarono questo stallo nell'identificare, nel vedere come nelle cose pratiche, nel vissuto pratico, si poteva ritrovare la risoluzione a questa dichiarazione universale dei diritti. La fratellanza, l'amicizia, l'amore, la pace erano i punti cardini e il fondamento su cui poter costruire questa dichiarazione universale. C'è un percorso, una storia. Oggi è troppo facile smontare in maniera straordinaria poi quello che qualcun altro ha costruito. Quando noi parliamo di Europa, ritiene che uno, potremmo dire, un padre fondatore dell'Europa, di quelle persone che non si citano mai, ma che sta alla base dei padri fondatori dell'Europa. Allora, io credo che ritrovare la forza di comunicare il pensiero di Maritain, di parlare di Maritain oggi, di quello che lui ha vissuto, e soprattutto i testimoni che poi l'hanno portato avanti. Ieri si parlava di Aldo Moro. Aldo Moro ha vissuto proprio il pensiero di Maritain, lo ha vissuto. De Gasperi, La Pira, sono persone che si sono quasi alimentati, no, da questa fonte che era il pensiero mariteniano. Allora, credo oggi, in un momento così particolare politicamente, ma anche, parliamo socialmente, umanamente, abbiamo bisogno di persone e di un pensiero così forte che possa ricostruire le nostre coscienze. Perché, vedete, Maritain, una riflessione un po' più ampia, anche più filosofica, riprendendo San Tommaso d'Aquino, poneva le passioni per l'altro, le passioni anche dell'amore, in una diciamo, riflessione davvero straordinaria. Perché? Perché poneva queste passioni alla base di tutta la costruzione della persona umana.
cioè le passioni non possono essere identificate come qualcosa di negativo, le passioni sono positive, sono neutrali, ma se l'uomo le fa crescere con una intelligenza, prima il professor Serpa ci parlava di una ragione che deve in qualche modo essere alimentata, possiamo fare le cose di istinto o solamente con il nostro desiderio, ma quando queste passioni, questi istinti, questi desideri passano attraverso o si bagnano attraverso una razionalità, una ragione profonda, cioè diamo ragione di quello in cui noi crediamo, di quello in cui noi, che noi facciamo, allora ci può essere una svolta virtuosa nella nostra esistenza. E questa svolta virtuosa è in tutte le cose che noi facciamo, che può essere la nostra relazionalità, vivere le nostre relazioni umane nell'autenticità, o che possono essere la politica è una passione, ma guai se questa passione è vuota, cioè non passa attraverso una razionalità. Cioè anche noi possiamo vivere in una maniera appassionata delle cose, ma se questa passione non è vivificata da valori, non la si fa passare attraverso quella che è una razionalità autentica, ecco, tutti gli stessi valori, la stessa passione viene a mancare, come l'amore. L'amore è vissuto con passione, cioè noi tante volte viviamo anche il calcio come una passione, ma quante cose negative accadono accanto al calcio o accanto all'amore o alle altre cose che viviamo? Cioè, passare attraverso la razionalità significa dare anche ragione di quello che noi andiamo a fare e soprattutto a far crescere. E che questo lo viviamo anche nella fratellanza, nell'amicizia. Portava avanti un dialogo che non era solo un istinto, un desiderio, una passione, ma era un dialogo fecondo, cioè dove cercava di dare razionalità, cioè, non era qualcosa come un semplice dialogismo, cioè abbracciare l'altro perché bisognava farlo, ma anzi vivere il dialogo nell'autenticità. Cioè, non era un estremismo, cioè non confrontarmi con chi la pensava in una maniera diversa, tant'è che ieri parlavamo di un certo pluralismo, per la prima volta Maritain pone la discussione, la riflessione in un concilio, il Concilio Vaticano II, sul pluralismo, qualcosa di assurdo nella Chiesa. Che o si era dentro o si era fuori. Lui pone un fondamento, dice: bisogna aprirsi a tutti, bisogna in qualche modo aprire la nostra intelligenza agli altri, non possiamo chiuderci, ma anzi proprio nel guardare all'altro, nel aprirci all'altro, anche rispetto alle esperienze negative che l'altro ha vissuto, possiamo crescere. E questo credo che sia un insegnamento straordinario. Paolo VI per caso mandava il suo segretario particolare, Monsignor Macchi, a Tolosa per chiedere come portare avanti alcune tematiche nel Concilio Vaticano II, sì, perché Maritain non l'hanno voluto nel Concilio Vaticano II, no? C'erano dei cardinali estremisti che non l'hanno voluto all'interno, infatti sarà presente, sarà chiamato solo alla fine per dare il messaggio agli intellettuali del tempo, no? Ma non fu chiamato proprio forse per la sua apertura. Un uomo che non è stato capito né all'interno della Chiesa, se non attraverso degli uomini in particolare, né tra gli atei, né, certo, anche umanesimo integrale, e né tantomeno dagli atei, dai distanti. Io credo che ci sia un tema centrale che ha vissuto fino in fondo Maritain, che è questa ricerca continua della verità. Una ricerca fatta con il pluralismo, con
il dialogo continuo con l'altro. Credo che oggi nel Mediterraneo il suo pensiero possa davvero aiutarci.